Dopo aver analizzato Coca-Cola, Apple e Tesla, oggi torniamo a fare un nuovo backtesting su un'azienda che tutti noi conosciamo bene e della quale tutti utilizziamo i servizi probabilmente ogni giorno. L'azienda di cui parliamo si chiama Alphabet, ma se non sapete di cosa sto parlando, non preoccupatevi perché quasi certamente la conoscete col nome del loro servizio più popolare, cioè Google. Siete parliamo di investimenti che di qualsiasi altra cosa, prevedere il futuro è sempre una scommessa, ma se invece proviamo a fermarci a guardare il passato, possiamo ricavarne informazioni davvero interessanti o almeno farci un'idea di cosa ci siamo persi e analisi come quella di oggi ci fanno proprio capire quanto sia importante iniziare ad investire da giovanissimi perché posso assicurarvi che se io stesso avessi iniziato ad investire a 18 anni oggi avrei una situazione finanziaria di gran lunga migliore rispetto a quella che effettivamente ho allora iniziamo subito il nostro backtesting e andiamo a vedere cosa sarebbe successo se 10 anni fa il primo marzo del 2013 avessimo deciso di investire euro nel motore di ricerca più famoso al mondo. In realtà Google e per estensione Alphabet non è solo il motore di ricerca a cui sicuramente almeno una volta avete chiesto come diventare ricchi, ma è un'azienda che si occupa principalmente di dati, di qualsiasi genere di dati e di software in generale. Elencare tutti i loro servizi richiederebbe un video a parte, quindi mi limito a citare i più famosi come Drive, Google Maps e la stessa YouTube e vi lascio a schermo tutti gli altri. Facciamo allora un tuffo indietro al primo marzo del 2013, e con i nostri 1000 euro andiamo sul nostro broker di fiducia per comprare azioni Google. Quelle che oggi sono le azioni Alphabet di classe A allora costavano l'equivalente di 19,87 centesimi, che col cambio di allora erano 15,49 euro. Quindi, con i nostri 1000 euro riusciamo a comprare ben 64 azioni. Tra l'altro, anche se 10 anni fa ancora non c'era, io oggi per comprare le mie azioni utilizzo Trading 212. E proprio su Trading 212 avete la possibilità se vi iscrivete di ottenere da subito un'azione in regalo del valore massimo di 100 euro quindi se volete provarlo date un occhio al link che vi lascio in descrizione e al video tutorial che vi lascio nelle schede. Tornando al nostro investimento dopo il primo anno il valore delle azioni google è già arrivato a 27,89 dollari quindi le nostre 64 azioni valgono la bellezza di 1295 euro e 35 centesimi. Abbiamo dunque guadagnato ben 303,82 euro dopo il primo anno. Mica male insomma. Dato che il nostro investimento non andrà mai in negativo facciamo subito un salto avanti lunghissimo e arriviamo direttamente ad un anno fa cioè al primo marzo del 2022. Quel giorno le azioni Alphabet valevano ben 139 dollari e 7 centesimi per azione ed erano quindi in profitto rispetto a quando le avevamo acquistate nove anni prima di quasi il 705%. Questo significa che in nove anni investendo 1000 euro avevamo ottenuto un profitto di 7048 euro e 27 centesimi. Poi sappiamo tutti che il 2022 è stato un anno terribile per il mercato azionario e soprattutto per le Big Tech. E allora come sarebbe messo poi il nostro investimento al 1 marzo del 2023? In realtà, nonostante il calo importante, alla fine dei 10 anni abbiamo ancora un ottimo profitto, perché le azioni Alphabet si scambiano a 101,62 centesimi, quindi le nostre 64 azioni valgono ancora oltre 6000 euro, che per noi significa un profitto complessivo di 5.103,72 euro. Ora chiaramente la domanda è: ho investito io in Google dieci anni fa e ho ottenuto questi guadagni? La risposta, purtroppo, per me è no. E allora, visti i risultati del passato, investirò in Google adesso perché sono sicuro che andrà altrettanto bene in futuro? Anche questa volta la risposta è no, ma in questo caso la valutazione da fare è un'altra. Guardare al passato non ci assicura che investire in un determinato titolo ci farà sicuramente ottenere. Dei profitti, ma ci fa capire quanto sia importante il tempo negli investimenti. Google è sempre stato in positivo in questa nostra analisi, ma ci sono tanti titoli che in questi dieci anni hanno perso parte del loro valore per poi tornare a valere molto più di prima e titoli che invece sono calati e non si sono mai più ripresi. Scegliere in cosa investire non è semplice, ma storicamente sappiamo che differenziando gli investimenti è altamente probabile che col tempo otterremo dei profitti ed è anche per questo che io ho deciso. Di creare un aerogramma con 50 titoli che accumulo ogni mese su Trading 212. In descrizione vi lascio anche il link al mio aerogramma nel caso siate curiosi di vedere in cosa investo, oltre che chiaramente il link per iscrivervi e ottenere un'azione gratuita in regalo. Per concludere, tornando alla classifica dei migliori titoli negli ultimi 10 anni, dobbiamo aggiornarla perché, come vedete, il terzo posto non è più di Coca-Cola, ma lo conquista proprio Google con i suoi oltre 5100 euro di profitto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e mi chiedo di farmelo sapere con un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così possiamo darci appuntamento al prossimo video